intanto le aziende oggi devono affrontare alcune sfide che riguardano un po' un ripensamento generale del proprio modello di business alla luce del contesto pandemico e delle sfide che il contesto ha posto. E da questo punto di vista mi vengono in mente tre aspetti fondamentali. Uno è sicuramente la tecnologia, declinata nella digitalizzazione. Il tema della sostenibilità e tutto il tema anche della comunicazione, la capacità dell'azienda di governare la sua comunicazione con l'esterno. Un'azienda che vuole oggi accelerare il cambiamento, andare in questa direzione, sicuramente ha a disposizione molti strumenti nel mondo della finanza alternativa. Oggi c'è un ampio menu di prodotti e anche di investitori che si affacciano al mercato dell'economia reale, che vogliono investire in aziende per aiutarle a superare questo momento con progetti di investimento e di sviluppo per gli anni futuri. Questo è un percorso che aiuta l'azienda ad approfondire tutta una serie di tematiche che riguardano proprio le sfide della gestione della crescita, dalla governance al controllo di gestione, alla comunicazione con la comunità degli stakeholders, a come crescere sui mercati esteri, quindi è un percorso molto ampio che serve a stimolare le aziende a ragionare come contatti, stimoli, compagni di viaggio nuovi possono aiutare le aziende a crescere più velocemente rispetto al percorso che farebbero da sole.